Hello, peoples. L'ho capito. La devo tenere spenta la radio. Così Non si accende con quella musica che a me personalmente mi sembrava che era fatta, messa questa musica. Non è perché io ho fatto l'operaio della dance, Pilkington, insomma, in mezzo Ilmet. Perché poi guarda, guarda il gestino, sembra che mi sono scelto la panda apposta perché so che non mi avrebbero potuto dire fesserie, gli avrei detto certo non fate più l'ISO 9001, il 9000 quanto cazzo sarà, non fate i controlli, prove tirante, insomma, di filiera. Sembra che l'ho scelto apposta per poter dire io so, non mi potete prendere in giro, con questa luce così sembra. Quindi non so, la tengo spenta. Così non copre i suoni, però la Fiat aveva fatto qua il Fiat Ficca, che poi so che la base dei conti è in Olanda, quindi dovrebbero essere bravi, infatti per certi aspetti sono bravi. L'unica pecca che faccio agli olandesi è quello di essere troppo cari, di tirarsela un po' troppo in tutti i settori, però noi saremmo l'Olanda dell'Europa del Sud, se avessimo dei politici e dei giuristi non mafiosi, meno mafiosi e meno scialtroni e meno succhiatori di buchi di culo, cercando di far uscire il potere. Comunque, accendiamo la panda minchia. Radio spenta, posso sentire il suono, il supporto che ballava. Come si fa? Ora non balla più, l'hanno sostituito. La frizione che fa rumore perché c'è polvere dentro, perché ci sono alcune che sono difettose nella pinza, come tutte alcune nate in questo periodo della Fiat, ma è solo un rumore fastidioso, non vi preoccupate. E come fai a non sentirlo? Come la radio. Spegni la macchina e te ne vai a piedi. È come la radio, vedi? Vabbò, accendiamo. Salda, 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 salda la piastrina. Metti, 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 metti la treccina. Metti, 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 metti la piastrina. Schiaccia, 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 schiaccia due bottoni. Parte, 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 partono i pistoni. Soffia, 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 soffia la fiammella. Oppure te lo sughi, un fumo. Perché tanto non ti davano nient'altro. Quello. Perché le altre macchine non lo fanno. Le Jaguar, le BMW, se vi comprate la BMW non lo fa, se vi comprate la Jaguar non lo fa, se vi comprate lo fa, tutte in una volta però. E poi c'è chi la spende 15.000 euro. Allora, peoples, che cosa vi stavo dicendo? Peoples, vi stavo dicendo. Passiamo ad un altro argomento.
tanto non potete capire, che gli occhiali non ci vedo un cazzo. Non potete cambiare il mondo. Voi. Manco io. Sarà il mondo a cambiare le persone. Allora, come si cambiano le mutande? Quindi, io infatti che sono una persona molto affettuosa, me le lascio per molto tempo perché ci starei male a non vederle più, farle girare là in mezzo a tutte queste lavatrici. Quindi, peoples, a parte le stronzate che avete fatto, andiamo avanti. E qua avete creato. Non lo fa, frizione calda qua. L'ho fatta riscaldare, lo fa lo stesso se la metti. Sotto sforzo. No, perché tu se cambi la frizione, se tu, io, noi, voi, noi, essi, ma vedi che io ho lavorato alle. Non gli interessa, vedi che io le ho fatte, le ho. Non si possono fare queste frizioni e macchine fatte bene se non hai tutte le filiere e chi controlla le filiere. Va bene, comunque, continuiamo. Allora perché non le fanno bene? Allora che cosa sto dicendo? Perché ve la. Tanto sempre nel sedere ve la prendete. No, ma noi dobbiamo avere più soldi, perché mi fanno ridere questi che vogliono avere tanti soldi. Per questi che uno deve avere più soldi, Lamborghini, Jaguar, ne hanno una, già hanno una Lamborghini, due Lamborghini, devono avere tre, quattro, cinque. Io non ce l'ho con loro, capisco uno che ha una cosa, anch'io vorrei avere due Panda, mi piacerebbe. Accendere la radio, Non tanto. E mi poi. piacerebbe avere la Panda 4x4 anche. Mi piacerebbe avere la Panda 4x4, no, sentivo un rumore. Quindi vi capisco, non è quello. Il problema è un altro. È che non dite la verità. È che non dite la verità, non dite che poi, oltre a parte la macchina, che vi capisco, che poi quelle ragazze, quegli amici, quelle persone che avete attorno, non ce l'avreste più, perché anche quelle pagate, capito? Quindi è una questione così. Allora, volevo dire una cosa, parlando della mia, ieri, stavo litigando, il tempo com'è? Tempo magnetico. Stavo parlando e ci stavo quasi litigando con un amico mio. Perché? Perché? Ah, lei come la mia ce l'ha, lei se ne l'ha vista la macchina, tutta la mia è perfetta. Poi vado a guardare io, ma dove la vedi perfetta? E c'è gli stessi. Ho solo avuto un problema che devo girare tutta la chiave fino in fondo e tenerla così perché non si accende. Ah, allora è perfetta. Perfetti scemi. Allora. È come quella, però c'ha questa cosa di. Allora è come quella, però non è come quella. Insomma. Cazzo, parlate a fare? Che parlate a fare? No. Allora, vi stavo raccontando, io almeno vi racconto una cosa, vi stavo raccontando che ho parlato con questo mio amico e questa mia amica, diciamo così, e
che sono 40 anni, una e un'altra ventina, diciamo 23, 30, l'altra, che non sentono il padre. E allora stavamo là a pensare perché, perché non è, perché come mai per 40 anni e per 23 anni non sentono il padre. Allora non sentono il padre perché aveva da fare. Ok? Era impegnato, aveva da fare. O era malato, ora non mi ricordo, aveva l'influenza, faceva sport, una di queste cose, una stava guardando la televisione, non lo so, o aveva da fare, o era, ora non mi ricordo perché, problemi io di memoria, no voi, io, non mi sto accusando a voi di avere problemi di memoria, memoria sporca. Io, è una questione mia. E qui non mi ricordo se era che aveva da fare, che stava lavorando, o era malato, era stato male, era malato, o era, faceva sport, oppure guardava la televisione, stavo guardando la televisione, non mi ricordo. Comunque per 40 anni e 23 non per questi motivi non si sono sentiti. Hello peoples, dall'Italia è tutto, avanti tutta e indietro mezza, vitti la uccia mensa. Anna Misurinza.